A rischio la chiusura del carcere di Arezzo, a lanciare l'allarme la CISL dopo il trasferimento a turni di una settimana per 2 mesi di 2 agenti della casa circondariale, fatto senza preavviso e senza interpellarci, dichiarano i sindacati. Operazione della mobile di Arezzo che ha arrestato un ladro seriale specializzato in furti di oggetti all'interno di autovetture. L'uomo, un 45enne aretino, ruba per comprare stupefacenti ed ha alle spalle una lunga scia di rapine. Donato dal Calcit di Arezzo, un nuovo ecografo dal valore di 90.000 euro all'ospedale della città servirà per il reparto di malattie infettive. Sostituisce quello vecchio del 2007, servirà anche a pazienti oncologici. Con la sede di Piazza Monnani chiusa per problemi strutturali, il comune di Laterina Pergine si trova costretto ad adottare soluzioni provvisorie per gli uffici di ASL e Poste di Ponticino. Il distretto sanitario si sposterà nella sala polivalente di Ponticino, più difficile invece il percorso con Poste Italiane. Lavori per nuove piste ciclabili a Terranuova Bracciolini, entro marzo la conclusione di quella sul ponte Mocarini ed entro il 2021 il collegamento concluso fra il centro del paese e il ponte Leonardo.